Grazie per il tempo di Ricci, tra l'altro proprio si faceva oggi un po' un bilancio della raccolta e a livello di Udine siamo arrivati addirittura al 40% in più rispetto allo scorso anno, anche se poi siamo ancora un po' lontani dalla media storia, però insomma ci stiamo riprendendo. Un altro fattore importante che ha vinto sulla produzione è il discorso dei controlli, perché se abbiamo un olio di qualità bisogna tutelarlo rispetto a chi fa un prodotto non di qualità. E per questo oggi abbiamo Antonio Iadorossa, che è il direttore dell'Istituto per la Istituto Centrale per la Qualità della Repressione Frodi di Marche, Lombardia e di Emilia Romagna. Buongiorno, grazie dell'invito. Mi hanno chiesto di parlare dei controlli, da tanti richiesti e che nessuno ovviamente vuole subire. Il mio discorso riguarda una sorta di spiegazione di quello che fa l'Ispettorato Centrale del Controllo della Qualità e delle Persone delle Frodi dei prodotti agroalimentari. Questa è la denominazione lunga, che è sostanzialmente ciò che vogliamo fare e che dobbiamo fare, e che l'acronimo è ICQRF. Parto da lontano per dare anche una sorta di rassicurazione. Siamo controllori, ma siamo sostanzialmente dalla parte dei produttori onesti e dalla parte dei consumatori. Dovete vederci come una sorta di... dobbiamo creare una sorta di partenariato, cioè lavorare insieme perché le mie marce vengono eliminate dal mercato. Io questa questione ve la inquadrerò in un ambito più generale dei controlli dell'agroalimentare e dove stanno portando questi controlli. Voi sapete che l'Expo e l'Expo è praticamente finito e noi dobbiamo ereditare dall'Expo un impegno notevole. Non so quanti di voi hanno firmato la carta di Milano, ma è un impegno per il futuro affinché il cibo sia una promozione per il futuro che sia individuato come componente culturale, l'ho segnato in rosso, i tre aspetti che secondo me sono fondamentali nella carta di Milano, che sono legati all'adeguata informazione per i consumatori, oltre che per i produttori, che spesso c'è una carenza di informazione anche per i produttori, e una difesa della produzione dalle contraffazioni in generale. La contraffazione alimentare ha l'obbligo di identificare la difesa del cibo dal punto di vista giuridico, cioè la tutela del prodotto deve essere legittimato e confrontato con ciò che la legge richiede. I termini fondamentali sono tre: origine, originalità e etica della produzione e del consumo. Questi tre concetti, io faccio solo delle slide molto velocemente perché è più o meno discorsivo, sono concetti che riguardano non soltanto l'ambiente locale delle marche, ma deve essere inquadrato a livello mondiale. Gli acquisti non vengono più localmente, avvengono localmente soltanto quando le produzioni sono irrilevanti. E allora mi chiedo a che cosa servono le DOC se non riescono a essere esportate gli IGP, soltanto vengono create per una volontà di natura politica, ci creiamo la storia e le produciamo? Non lo so, può darsi, qualcuno dice così, e io lo sospetto. Ma viene acquistato a livello internazionale il prodotto a denominazione di origine, ma anche il prodotto non denominazione di origine. Quindi i controlli devono essere stesi anche su quelli che sono le vendite a distanza, gli acquisti via web. La comunicazione diventa molto più complicata se il consumatore si trova dall'altra parte del mondo. Esattamente a conoscenza di quello che per noi è il termine di, per esempio, tipicità. Noi quando parliamo di tipicità colleghiamo sempre un prodotto con un territorio. Se parliamo di olio cartoceto lo inquadriamo all'interno della regione delle Marche, quindi all'origine, a delle modalità di trasformazione e anche di presentazione. E questo è il disciplinare di produzione. Come si produce, da dove deriva e come viene commercializzato. Per noi il concetto di tipicità è un concetto che ce l'abbiamo nel genoma, nel DNA. Ma è lo stesso concetto che viene che negli Stati Uniti? Assolutamente no. Per loro il marchio non è quello. Per loro un marchio basta registrare un nome che è già un sistema di garanzia. Pensate che in Cina hanno chiamato un villaggio cinese col termine di Palma. Ovviamente cosa produce questo villaggio? L'olio. E possono produrre tranquillamente il prosciutto di Parma in Cina. Se non esistono accordi internazionali tra la Comunità Europea
e i paesi ex europei sono legittimati tranquillamente a farlo, quindi non soltanto una tutela a livello nazionale, non è soltanto una tutela a livello comunitario, ma deve essere una tutela a livello globale. Quali sono le difficoltà? Questi sono tutti gli organi di controllo esistenti in Italia, qua do l'imbeccata al relatore successivo, sono tantissimi, esistono all'interno del Ministero delle Politiche Agricole, esistono all'interno del Ministero della Salute, esistono del Ministero dell'Economia, all'interno addirittura alcune regioni, alcune province che esistono, come quella di Asti e di Torino, si sono creati dei servizi antisofisticazione viticole provinciali. Quindi arriviamo a questo paradosso, e questo ovviamente porta a una difficoltà che c'è qua ai controlli, la difficoltà dell'efficacia dei controlli, con sovrapposizioni e duplicazioni. Ora, è vero che gli agricoltori spesso lamentano, le aziende lamentano un eccessivo numero di controlli all'interno dell'azienda, molto spesso è un alibi, perché quando si va un'azienda produttrice gli si chiede: ma da quanto tempo rispetto all'autore viene a fare un controllo? Saranno 4-5 anni, poi non siete mai venuti, ma quando è venuto l'ultima visita? Le ASL abbastanza frequentemente, ma gli altri organi di controllo non sempre hanno questa condizione sul territorio. Comunque rischi di duplicazione, cioè di mancato coordinamento, sicuramente esistono. Come uscire da questa difficoltà? Io ho individuato 3 punti, che sono campagne di informazione e di educazione, che vada una qualificata comunicazione istituzionale, cioè noi dobbiamo, la pubblica amministrazione e soprattutto i controllori, uscire dal cono d'ombra dove siamo stati fino adesso e dare chiaramente dimostrazione di quello che facciamo. Se voi andate sul sito del Ministero, voi troverete fra qualche giorno anche la programmazione dell'ispettorato per il 2016, c'è scritto quello che facciamo, quali sono i settori, dove andremo, non saprete mai ovviamente in quale azienda andiamo, perché altrimenti può perdere di efficacia ai controlli, e già adesso è possibile recuperare alla fine dell'anno un report dell'attività svolta, quindi nella massima trasparenza. Colmare le asimmetrie informative, perché? Perché il consumatore diventa sempre più esigente, ma proprio perché la distanza tra produttore e consumatore si allontana, c'è una difficoltà di comunicazione. Come comunica il produttore o il consumatore? Oggi comunica soltanto attraverso l'etichettatura del prodotto o attraverso la pubblicità che viene effettuata sui siti web e quant'altro. Quindi il controllo nostro non è soltanto più sul commercio, sulla produzione, ma è anche sulla etichettatura in sé, che spesso c'era degli errori, perché l'etichetta la fa il tipologo, non la fa lo fa l'ufficio marketing di una grossa azienda, che spesso la vince sulla produzione e sull'ufficio legale. E chiaramente poi c'è il rischio di aumentare quelli che sono gli effetti degli scoop o di attività svolte. L'attività svolta ieri dal NAS insieme al procuratore Guarinetto è relativo a degli accertamenti effettuati su oli commercializzati che dall'analisi organolettica risultano irregolari. Attualmente soltanto l'analisi organolettica. Ora, noi nel passato abbiamo fatto delle notizie di reato di segnalazione alla procura per irregolarità di questo tipo, ma nella maggior parte dei casi il magistrato risponde: analisi organolettica, ma non analisi ufficiale. Ma è mai possibile che voi degustate un olio e riuscite a dire se è extravergine o è lampante? Cioè non ci credono, non sanno che cos'è il panel test. Il panel test è un'analisi ufficiale alla pari di un'analisi chimico-analitica. Se passa gli accertamenti di Guarinello, probabilmente anche molte iniziative potranno essere inquadrate in questo senso. La seconda attività è quella del rafforzamento degli organi di controllo. Io seguo anche la Lombardia e è stato istituito un tavolo di coordinamento in Expo, all'interno dell'Expo e fuori dell'Expo, dove vengono riuniti tutti gli organi di controllo esterni sul territorio, dalla Capitaneria di Porto, all'INAS, all'INAC, all'Ispettorato, alla Guardia di Finanza, per fare delle attività che vengono coordinate. Quindi si va in azienda una sola volta, sapendo che cosa andare a controllare, 3-4 organi alla volta, certo. Non dico che mobilizziamo l'azienda, però ci andiamo in una maniera un po' più controllata e soprattutto in maniera mirata, perché un controllo casuale in un'azienda rispetto a un controllo mirato in un'azienda produttrice legalmente costa uguale allo Stato, costa uguale ai cittadini. Quindi l'analisi del rischio è un'analisi fondamentale. Si stanno creando dei sistemi di algoritmi per
più corretta degli obiettivi specifici di controllo. La stessa cosa avviene anche nell'olio, per esempio in Regione Marche si stanno attivando delle iniziative di congiunte tra ispettorato ICQRF, cioè chiamo ispettorato adesso in poi, e INAS, ovviamente con delle competenze diverse. INAS faranno il controllo igienico sanitario su alcuni aspetti e noi faremo controlli dal punto di vista qualitativo, individuando quelle che sono le loro fonti di informazione con la nostra banca dati esistente. L'abbiamo fatto anche con la Corpo Forestale dello Stato, lo stiamo facendo con le capitanerie di porto. Ancona è un porto importantissimo per il transito dell'olio, cioè transita olio dalle Marche e da quello che ci risulta non se ne ferma, quindi è fondamentale andare a individuare quest'olio quando viene scaricato dove va a finire. Ma è difficile, se però l'olio viene scaricato e trasferito in un'altra parte d'Italia, non è che ci possiamo muovere noi, è necessario che ci sia una forma di collaborazione istantanea e immediata con altri organi di controllo disponibili. Il terzo aspetto è quello della programmazione integrata analisi dei rischi. È stato appena pubblicato la settimana scorsa il registro unico dei controlli, si chiama RUCI, all'interno del quale tutti gli organi di controllo devono inserire le proprie attività di controllo, almeno questo. Poi ci sarà la fase di fusione tra informazioni importanti, perché ti faccio l'esempio: se all'agenzia delle dogane c'è una variazione di prodotto di Olex Reggio d'Oliva che viene introdotto in Italia, per loro è soltanto un dato quantitativo che non ha un valore particolare. Ma se questo avviene in un momento particolare della campagna, dove olio non ce ne può essere in altre parti d'Italia, è un campanello d'allarme per altri organi di controllo. Quindi queste informazioni dovrebbero essere condivise, insomma, in qualche maniera. Cosa fa l'ispettorato? È diffuso su tutto il territorio, nella Regione Marche, l'ufficio ad Ancona, e qua abbiamo in sala il dottor Mangoni, che è responsabile della sede distaccata di Ancona, che sicuramente qualcuno di voi conoscerà in qualche maniera, forse perché ha fatto dei controlli da voi, e siamo sparsi su tutto il territorio con 5 laboratori distribuiti in Italia con analisi accreditate e riconosciute a livello internazionale e anche con dei centri di ricerca. Facciamo dei controlli sulla qualità, ma abbiamo anche altre due caratteristiche. Siamo l'organo di controllo che fa più controlli dal punto di vista numerico in Italia e abbiamo anche un compito di vigilanza. La vigilanza è un controllo sui controllori, dopo ve lo spiego. E in più, oltre a elevare la contestazione amministrativa, siamo anche autorità competenti nell'emettere le ordinanze in giunzione. In netto sono i controlli effettuati nell'anno 2015, in rosso sono quelli del settore oleario. Fino alla data dell'ottobre 2015, in questo momento non sono riuscito a trascrivere i dati fino a oggi, però sono abbastanza significativi perché sono 30.000 controlli fino a oggi controllando oltre 44.000 prodotti dell'agroalimentare, cioè riguarda anche, oltre che prodotti alimentari, anche concimi, mangime, sementi e fitofarmaci, misura però minore, con un livello di regolarità pari al 14% dei prodotti controllati e il 10% dei prodotti irregolari. Se voi guardate i dati dell'olio, sono dei dati dell'olio che sono abbastanza confortanti, nel senso che le irregolarità che esistono nel settore sono ridotte rispetto, sono più basse rispetto a quello che avvengono negli altri settori alimentari, che sono un po' drogati, perché i campioni analizzati pari al 10% è una media. Esistono prodotti dove le irregolarità superano il 17%, per esempio nei fertilizzanti, il titolo che viene consegnato agli agricoltori spesso è a volte anche fortemente differente rispetto a quello che viene venduto, ed è sostanzialmente una vera e propria truffa, perché io pago il concime per il titolo che ho, ma se mi danno un titolo diverso, che ovviamente è più basso, l'irregolarità è anche se più alto, però molto spesso è molto è più basso, la stessa cosa anche in mangime e quant'altro. Noi dedichiamo al settore degli oli circa il 18% dei controlli annualmente. Dal punto di vista sanzionatorio, dall'anno scorso
ma nell'olio esisteva già prima, c'è la possibilità di non sanzionare immediatamente, cioè di non applicare una contestazione amministrativa, ma di fidare il soggetto a una, ad adempiere delle prescrizioni che vengono date. Questo ovviamente fa parte del, del pacchetto alleggerimento di questo governo, che consiste in una semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e controllato in questo caso. Valore di sequestri 2015 oltre 66 milioni di euro, appena il 254.000, scusate, dico appena, nel settore degli oro. Quindi i sequestri sono stati abbastanza pochi, però ben 246 contestazioni amministrative sulla tenuta del registro, sull'etichettatura e quant'altro, e 35 notizie di reato. Il dato non è aggiornatissimo, ci sono alcune attività in atto in questa settimana, ma molto simile a quelle del magistrato. L'attività di vigilanza invece è l'attività che viene fatta sui controllori. L'esempio che è sotto è l'olio cartoceto DOP, viene certificato dall'organismo di certificazione agroqualità e noi facciamo il controllo dei controllori. Quindi l'ispettorato controlla l'agroqualità e a sua volta certifica l'olio a denominazione d'origine. Queste sono alcune operazioni di natura investigativa svolte negli ultimi 12 mesi, per questo che dalla fine del 2014 a oggi. Operazione Fuente, quasi sempre fatta insieme alla Guardia di Finanza, sono degli oli di provenienza estera, deodorati e venduti in Italia come olio ovviamente italiano. Un'operazione Aludo Pro Olio, in questo caso era olio spagnolo e ha coinvolto anche l'Agenzia delle Dogane insieme alla Guardia di Finanza, adesso in 16 operatori e 15 aziende coinvolte, e questo è quello che viene chiamato normalmente l'agromafia, cioè quando il coinvolgimento di più aziende che in collaborazione con loro istituiscono delle vere e proprie capacità organizzative complesse. Questo che abbiamo chiamato olio di carta e perché in effetti esistevano aziende che producevano la carta, le cartarei, delle aziende che recuperavano l'olio in qualche maniera e tramite miscelazione e lavorazione anche abbastanza complessi, con triangolazione all'interno di aziende che sono delle scatole cinesi, cioè se è difficile poi da identificare i reali responsabili, portavano alla vendita di olio extravergine d'oliva italiano, olio che non era extravergine d'oliva. Quindi oltre a questi controlli, l'ispettorato sta svolgendo anche compiti abbastanza nuovi. Sono degli accordi che vengono svolti a livello internazionale riconosciuti dalla Commissione europea. Questo ovviamente per rafforzare la protezione dei prodotti agroalimentari a livello nazionale e internazionale. Soprattutto per le indicazioni geografiche. L'Italia ha più di un quarto delle denominazioni di origine protetta a livello comunitario. Se avete curiosità di andare a cercare quali sono, se volete un disciplinare di produzione e sapere come viene commercializzato, vi ho riportato il sito della Commissione Europea che si chiama DOR, con la 2O, dove voi potete trovare tutti i disciplinari esistenti, delle DOP, delle CP e delle STG, che sono pochissime in realtà, soprattutto in Italia sono poco riconosciute, proprio per questo aggancio col territorio, per l'STG non ha. A livello comunitario sono state riconosciute anche 10 denominazioni protette cinesi a livello comunitario, tanto per dire che in realtà dobbiamo una tutela adesso molto più ampia rispetto a quello che a livello locale. Questa è l'incidenza dei controlli sulle doppie dell'ispettorato. C'è sul sito del Ministero abbiamo creato una sorta di museo delle denominazioni di origine insieme al Google. Quindi, ed è quello che è la denominazione d'origine, chi è il consorzio, quale disciplina la produzione, come si presenta, questo proprio per aiutare il consumatore nella scelta dei prodotti ed evitare la contraffazione, che riguarda non soltanto le indicazioni geografiche di maggiore importanza, ma anche quelle più irrilevanti. È chiaro che se sono un produttore vado a cercare il prodotto che mi dà maggior reddito, che non quello minore, ma oggi come oggi ci si arrangia in qualche maniera, quindi più o meno diffuso per tutti. Perché è importante l'indicazione geografica? Perché, come è stato detto prima, bisogna sostenere il legame del prodotto col territorio.
ritorno e sviluppare delle denominazioni o DOP, o GP, o STG, non esistono altre denominazioni diverse, DOP, GT, STG, perché queste sono le prime parole del regolamento comunitario sulla denominazione di origine e dice che la produzione agricola, il prodotto, gli alimenti sono parte integrante del patrimonio culturale. Il cibo è cultura ed è scritto nelle prime parole del fondamentale regolamento comunitario sui prodotti di qualità. Sono una forma di proprietà intellettuale, cioè quando noi andiamo a difendere l'olio cartoceto, per fare un esempio, non difendiamo l'olio, difendiamo il diritto di proprietà intellettuale e il collegamento di quel prodotto col territorio, la storia di quella produzione. L'agroalimentare però si sta evolvendo, sta andando, come dicevamo, sugli acquisti via web, che sono sempre più frequenti. Oltre il 40% degli utenti di internet fa acquisto in internet. Perché è facile da acquistare. Io posso anche andare in un negozio a vedere un prodotto, poi vado a casa e me l'acquisto via internet, risparmio, ho la possibilità comunque del riportarlo in azienda se magari è irregolare, riesco a confrontare in maniera comoda dal divano degli acquisti e quant'altro, e diventa anche una cosa divertente acquistarlo in qualche maniera. L'ispettorato è stato identificato come protezione ex ufficio, cioè siamo l'autorità competente perché anche gli altri stati membri segnalano a noi prodotti irregolari, così come noi segnaliamo agli altri stati membri i prodotti italiani rinvenuti a livello internazionale. E abbiamo stipulato degli accordi con alcune piattaforme, con eBay. eBay è un sito, uno dei più grandi players di vendita mondiale. Non vende soltanto prodotti all'asta, ma vende anche prodotti veri e propri. Vi do soltanto un dato: su eBay l'anno scorso erano venduti un prodotto ogni 73 secondi, dove aumentano sempre di più gli acquisti di alimenti. Abbiamo svolto un accordo con eBay per cui, se rileviamo a livello internazionale la vendita di un prodotto italiano irregolare, eBay è disponibile ad oscurare quel sito, a cancellare il produttore, che perde credibilità non soltanto per quel prodotto, ma anche per tutti i prodotti collaterali. Cioè, se quello vende macchine, case e olio, e noi gli becchiamo l'olio irregolare, lui perde di credibilità anche negli altri settori. E nel 67% dei casi abbiamo ottenuto l'oscuramento del sito immediato. L'ultimo caso, addirittura in 4 ore il sito era oscurato, senza spostarsi dall'ufficio, senza costo per i cittadini e con effetto immediato. Il protocollo d'intesa è stato fatto tramite l'associazione Laicic e anche con la Federdoc per quanto riguarda il vino. Sono stati instaurati anche degli accordi con Alibaba e più recentemente con Amazon. Questi sono i risultati. Per la protezione su questi DOP e IGP abbiamo ottenuto nel 67% dei casi l'intervento entro 72 ore, quindi immediato. Che cosa è stato fatto nelle Marche? Nelle Marche, dal punto di vista del controllo via web, sono stati effettuati nell'ultimo anno 32 interventi che riguardano vendite di prodotti in Italia, Germania, Inghilterra, Giappone e Francia, soprattutto su prodotti a livello noti a livello internazionale, quindi parmigiano reggiano, aceto balsamico, anzi avrei dovuto mettere nell'ordine inverso, prima aceto balsamico, poi parmigiano reggiano, che è uno dei prodotti più contraffatti, insomma, dal punto di vista della presentazione internazionale dell'aceto balsamico, la confettura di melanurca, l'alba colonnata e coppa, e alcune situazioni anche relative ai prodotti marchigiani, alcuni vini, il ciauscolo e i maccheroncini di Campofilo. Vi presento alcuni casi di attività svolta su via web. Questo è olio extravergine d'oliva toscano venduto sulle catene di Arrows a Londra, che è un venditore difficile da convincere per entrare, eppure ha acquistato questo olio toscano che non era olio extravergine d'oliva toscano, ma olio extravergine d'oliva. Infatti era scritto Made in Tuscan ed era un olio generico, quindi è stato oscurato con le metodiche che dicevo prima. In questo caso è un olio che ricorda il termine Sabina, che è ovviamente un termine di indicazione protetta. E, questo
questo è un altro olio a denominazione di origine protetta e inesistente, perché si chiama Dolce di Lossano, DOP Novello, non esiste la DOP Dolce di Lossano, DOP Novello, con la difficoltà che in questo caso il confezionatore è anche un confezionatore difficile da ricercare, perché chiaramente non mette il proprio nome sulla lattina, mette il nome di soggetti diversi, e in questo caso non puoi dire, mi spingo un po' di più, ma non sono sicurissimo, aveva messo il nome di una carrozzeria, corrispondeva a una carrozzeria, quindi andavo a cercare poi e andavo a recuperare chi è il responsabile di questo prodotto, e la carrozzeria dice, io non so niente, l'olio ce l'ho, non è l'olio, è un altro tipo di olio. Vi faccio tanto alcuni esempi veloci, se mi date 5 minuti di tempo. Questo ovviamente non è parmigiano reggiano, però è venduto come parmigiano reggiano parmesano inciso. Questo è quello che ho venduto prima. Lo stesso prodotto è venduto dopo il nostro intervento, perché noi non è che gli chiudiamo tecnicamente il sito, lui lo riapre, ovviamente con l'edizione corretta, e lo chiama cheese powder, cioè formaggio derivante da polvere di latte. Questo è il prima, aceto balsamico di Modena. Questo è il prodotto, vedete le scritte cinesi, no? Questo è l'effetto successivo, aceto di riso. Maccheroncini di Campofilone, che non erano maccheroncini di Campofilone, diventano, dopo il nostro intervento, uova di tagliatelle e fettuccine di Campofilone. Anche qua si potrebbe dire che hanno usato ancora il termine Campofilone. E beh, siamo rientrati nuovamente in gioco. Aceto balsamico... Cioè, lui si chiama Campofilone, no? Aceto balsamico di Modena IGP e diventa condimento balsamico. Poi abbiamo trovato il gorgonzola cubettato. Il gorgonzola non può essere congelato e cubettato. Certo, è facile da usare, le pizzerie che usano il gorgonzola a cubetti, è più semplice prenderlo dalla busta congelata, metterlo sulla pizza o fare addirittura dei ravioli o dei cannelloni con questa modalità. E chiaramente non può essere commercializzato in questa maniera. Belgio, Francia, parmesan, non è parmigiano, è uno scaglietto di formaggio fuso venduto come parmigiano reggiano. Asiago Marte in Lettonia, lo stesso prodotto di prima, lo stesso, che qua si chiama grana, sempre prodotto in Lettonia, cambiava l'etichetta, ma non era né asiago né grana, ma era un prodotto totalmente diverso. Aceto balsamico di Modena prodotto in Polonia, aceto balsamico venduto in una stazione della Esso sulla in autogrill in Francia, senza alcuna certificazione. Aceto balsamico addirittura invecchiato 4 anni, chiaramente non c'è niente di tutto questo. Un formaggio che è un misto tra parmigiano e garlic, dovrebbe essere aglio, no? E aglio, un misto, una riserva sani giovese, che ovviamente non esiste, questo addirittura è diventato Chianti, sono dei kit per produrre vino fatto in casa. Io posso vendere il kit di vino fatto in casa, gli do tutti gli ingredienti, il consumatore se lo fa a casa, ma l'importante è che non lo chiama a Barolo, Sangiovese o altre indicazioni del genere. In Canada alcuni consumatori sappiamo che fanno il vino in casa, mescolando nella pasta da bagno il mosto, un po' di lievito, lo fanno fermentare, le bottiglie in qualche maniera. Certo, ma quello non può essere Barolo, anche se l'uva di partenza fosse proveniente dalla zona del Barolo. C'è un accordo in atto che stiamo stipulando con l'Inghilterra per la difesa del prosecco per vendita alla spina o addirittura nelle lattine. In questo caso è un kit per la produzione di formaggio. Lo stesso kit poteva essere utilizzato in America per produrre Gouda, parmesan o feta, a secondo, non so, che secondo il kit. Queste sono le bustine di parmesan che utilizzano negli Stati Uniti, sono bustine vendute in diversi formati perché noi distinguo il formaggio in due categorie, il pecorino e il parmesan, per distinguere il formaggio di mucca non sarà un formaggio di pochino. Anche questo 100% naturale, gli americani lo mettono dappertutto, pure in certe bevande fosforescenti, quindi 100% natural parmesan. In questo caso è
questo è quello che in Italia sta, perché se il prodotto fosse venduto come mamma Francesca, ma non ci fosse scritto, in questo caso scritto parmesana siano romano, ma se non ci fossero le indicazioni che ricordano le denominazioni d'origine, mamma Francesca ricordano delle assonanze di prodotti italiani. È vietato? Non è vietato. Non è vietato. Il problema è quando queste denominazioni, queste indicazioni che ricordano i prodotti italiani sono associati a realmente dei prodotti, in questo caso non è neanche assolutamente prodotto italiano, asiago del Wisconsin, formaggio Reggio Unito dell'Argentina, un misto tra gorgonzola e così via. Vi faccio scuro un po' di maggio, aceto balsamico di Modena, addirittura aceto balsamico di Modena bianco da un litro. Questo vi volevo tanto presentare un po' quello che stiamo andando a rincorrere in giro. L'olio, per la verità, ne stiamo trovando pochissime di regolarità dal punto di vista del commercio internazionale. Qualcosa ovviamente ci sta, e chiedo ovviamente la collaborazione di tutti, di darci una mano. Noi dobbiamo eliminare dal mercato i produttori disonesti, dobbiamo fare in modo che i consumatori siano correttamente informati, quindi non dobbiamo evitare, come diceva il responsabile dell'amministrazione comunale, di dare tante informazioni tutte insieme al consumatore. Dare tante informazioni significa non dare informazioni. Scrivere su un'etichetta un foglio enorme significa che lo si perde, anzi legge esattamente ciò che non deve leggere. Quindi le informazioni dovrebbero essere poche, sintetiche e precise. Però questo non è, diciamo, la volontà di molti paesi del nord della comunità europea. Ringrazio, se avete a disposizione domande o fate riferimento al dottor Mangoni per Ancona o a me per altre situazioni, scrivete, mandate email, chiarimenti, consideratemi dalla vostra parte, insomma. Grazie.